Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori. Siete qui con Antonella Intranò Ugo Lombardi. per Osservatorio Antimafia su Radio Saiuz. Salutiamo naturalmente la regia centrale, Rosario da Treviso. Ciao Buonasera Rosario. Rosario. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Ecco. Ti sentiamo bello frizzante Sì, questa sera, non ti carico. abbiamo fatto in fallo. No, questa sera no. Peccato. E salutiamo il nostro direttore Massimo Bonella, direttore appunto di pianetaoggitv.net. Ciao Massimo. Buonasera, ciao Massimo. Buonasera a voi tutti, un saluto circolare qui da Venezia. Ti passo subito la linea per gli ultimi aggiornamenti, Massimo. Nel frattempo diamo il benvenuto ad Aaron Pettinari, caporedattore della rivista antimafia2000.com, assieme alla quale questa trasmissione viene realizzata. Ciao Aaron, Ciao ben trovato. Aaron. Ciao, buonasera a tutti voi e tutti quanti i radioascoltatori. Bene, passiamo la linea a Massimo per gli ultimi aggiornamenti e poi torniamo in diretta con Aaron Pettinari per discutere delle più importanti notizie pubblicate sulla rivista Antimafia 2000. Prego, Massimo. Sì, grazie Antonella. Prendiamo la linea dunque da Venezia alle 22.02, dalla testata pianetaoggitv.net. Subito in primo piano i giornalisti Fittipaldi e Nuzzi, autori dei libri Avarizia e Via Crucis, sono indagati dalle autorità vaticane per possibile concorso nel reato di divulgazione di notizie e documenti riservati. Il caso rischia di diventare una WikiLeaks 2. Quando un giornalista ha una notizia da verifica, non può non pubblicarla, scrive Fittipaldi su Twitter. All'esame degli inquirenti anche altre posizioni di persone che potrebbero aver cooperato all'acquisizione dei documenti riservati. Intanto il cardinal Bertone interviene sulla ristrutturazione del suo attico e dice: ho speso soldi miei, scrive su Il Cittadino, e nega pagamenti dal bambin Gesù. Giriamo pagina. De Luca, sostengo pienamente l'azione della magistratura e la invito ad andare avanti. Così, in conferenza stampa, il governatore della Campania, De Luca, indagato per concussione per induzione. In questa vicenda sono parte lesa io e l'istituzione che rappresento, dice. Non sono a conoscenza di nulla e spiega di non conoscere Manna, il marito del giudice Anna Scognamiglio, indagata anche lei dalla Procura di Roma e per la quale il CSM si è riunito nel pomeriggio. È uno dei giudici che ha accolto il ricorso di De Luca contro la sospensione da governatore. Non conosco De Luca né altri indagati e non ho mai chiesto favori, replica lei. Diamo uno sguardo, possiamo dire super rapido, alla nostra testata giornalistica TV online All News pianetaoggitv.net. Dunque, a taglio primo abbiamo un articolo dell'ultimo minuto, possiamo dire, che ci è giunto da Montepulciano, dal comune di Montepulciano. Siamo in provincia di Siena, mi riferisco quindi a Montepulciano, quello della città storica della Toscana, perché ci sono due Montepulciani, uno in Abruzzo, quindi è giusto evidenziare. Dunque, sabato 14 novembre anche loro parleranno di antimafia. Alle ore 10 al Teatro Poliziano si parlerà di lotta alla mafia. Un magistrato può essere una persona normale, Marzia Sabella è nostro onore. Incontro con gli studenti e la comunità, partecipa anche l'onorevole Rosi Bindi. Poi, sempre a taglio primo, abbiamo una serie di speciali dal titolo Rompiamo il silenzio attorno al magistrato di Palermo Antonino Di Matteo, realizzati, o meglio, pubblicati in collaborazione con la testata All News Antimafia, antimafia2000.com. In questo caso specifico, la novità è che abbiamo il primo, diciamo, logo televisivo di Antimafia, vale a dire ATV, Antimafia 2000 TV, e che la nostra televisione subito inizia a collaborare. Poi abbiamo, allora, nel primo video abbiamo dunque
Rompiamo il silenzio con Alessandro Di Battista e Giulia Sarti. In un secondo video abbiamo un'intervista ad Antonio Ingroia. Poi abbiamo i nostri settimanali, da Pordenone, un'intervista a Giulietto Chiesa dal titolo Tensione nel mondo. Poi a seguire si dà voce a un comitato dell'Interveneziano contro l'ennesima ed inutile cementificazione, una strada che passerà su una delle poche aree verde che è rimasta, creando problemi ai cittadini. Poi riprendono i speciali, rompiamo il silenzio attorno al magistrato di Palermo Antonino Di Matteo con l'intervista a Paride Benassai, attore. Poi ancora un'intervista a Saverio Lodato realizzata da Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Quindi ancora speciale rompiamo il silenzio attorno al magistrato di Palermo Antonino Di Matteo con un altro speciale ancora, e quindi in fondo pagina ricordiamo il nostro amico, collega, giornalista Pablo Medina, che è stato ucciso vigliaccamente dalla Narcos Politica, giusto per essere chiari. A metà pagina, per chi volesse rivedere la conferenza del 4 novembre che si era tenuta a Buia in provincia di Udine, basta cliccare in centro il video e potete quindi rivedere il dibattito pubblico con Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, Sabina Guzzanti in collegamento con Skype, ha introdotto l'incontro Cristian Sergo, consigliere regionale Movimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia. Mi sembra che non ci sia altro da ricordare, non ci sono ultime notizie in arrivo nell'ultimo secondo, possiamo dire. Vediamo. No, alle 22.07 restituisco la linea a Bari per la conduzione di Osservatorio Antimafia. Dunque tutto da Venezia, linea a Antonio Internò e Ugo Lombardi per la conduzione. A voi. Grazie Massimo per i tuoi aggiornamenti e con te Aaron questa sera abbiamo un bel po' di argomenti da affrontare. Non è facile scegliere da dove iniziare, ma sicuramente sarebbe opportuno ascoltare un tuo commento rispetto alla sentenza Mannino, sentenza giunta qualche giorno fa e della quale abbiamo avuto modo anche di parlare, seppur abbastanza rapidamente, con Salvatore Borsellino nella puntata precedente, proprio all'interno del contesto del grande silenzio che sta avvolgendo la questione di Nino Di Matteo e della manifestazione che ci sarà sabato 14. Comunque Aaron, ecco, tu che sei stato lì nel momento in cui il dispositivo veniva letto, che sensazione hai avuto? Tu che hai sempre seguito da vicino tutto? Sì, ritorno a salutare tutti quanti i radioascoltatori. Per quanto riguarda la lettura del dispositivo, la sentenza Mannino, sicuramente era una sentenza molto attesa, perché comunque si tratta della prima sentenza riguardo a un processo, quello sulla trattativa Stato-mafia, che è sicuramente molto, molto importante. Quel giorno chiaramente c'era un clima di particolare attesa proprio per l'importanza che aveva questo pronunciamento del giudice di fronte a un tipo di processo tanto complicato e che vede per la prima volta vede uomini di Stato alla sbarra o comunque imputati accanto a boss e mafiosi. Quindi chiaramente già questo, vedere imputati ministri o generali e carabinieri del ROS o il capo dei capi Totorrina, rende l'importanza di questo processo che è in corso ancora a Palermo. Detto questo, il processo Mannino, il processo Mannino che si celebrava in abbreviato, rappresenta una parte di quel quadro figurativo che possiamo avere
del processo, e di fatto, secondo l'impostazione dei giudici, rappresentava la vicenda di Mannino all'interno della trattativa Stato-mafia, o meglio, in realtà sappiamo benissimo che il reato che veniva contestato non è quello di trattativa, è un reato che non esiste, quello di trattativa, ma è il reato attentato a corpo politico dello Stato, per minaccia a corpo politico dello Stato. Ho tentato minaccia con la politica dello Stato. Di fatto, cosa succede? Che secondo i magistrati, Mannino era l'ispiratore della trattativa. Avrebbe, secondo l'accusa, avrebbe svolto proprio Mannino, in quanto minacciato da Cosa Nostra immediatamente dopo la sentenza del maxi processo, si sarebbe attivato per avviare questo dialogo, andando, anziché denunciare le minacce ricevute, tra cui ricordiamo, che ne so, la consegna di un mazzo di crisantemi davanti all'abitazione del Mannino stesso, ma c'erano stati anche gli incendi nelle sedi della Democrazia Cristiana, c'erano stati una serie di atti tra la fine del 91 e i primi del 92, che facevano prefigurare una situazione di pericolo da parte di Mannino. Al tempo stesso c'era anche una situazione particolare con le informative e dei servizi di sicurezza, che parlavano di minacce, di attentato, rischi di attentato per diversi politici, e tra questi figurava proprio il nome di Mannino. Mannino si attiva verso il ROS, verso l'amico Subranni. Successivamente i carabinieri iniziano ad attivare un dialogo con Massimo, con Vito Ciancimino, con Vito Ciancimino, e poi lì ha inizio questa storia, diciamo, della trattativa, con quel dialogo avviato con l'ex sindaco mafioso di Palermo, per conto prima con Rina e poi con Provenzano. Di fatto il giudice di Palermo, Marina Petruzzella, il GUP del Tribunale di Palermo, Marina Petruzzella, ha dichiarato con il dispositivo l'assoluzione di Mannino, con una formula che comunque, che ne dicano grandi pensatori, grandi tutti coloro che sono, diciamo, giornalisti, che sono contro l'impostazione, diciamo, della trattativa, non smonta affatto il processo che è in corso attualmente con il rito ordinario. L'imputato infatti è stato assolto per non aver commesso il fatto, con la formula prevista dal codice di procedura penale, che è quella dell'articolo 530, comma secondo, di fatto una formula che ricalca la vecchia assoluzione per insufficienza di prove. Questa viene applicata ogni volta che il reato manca, è insufficiente o è contraddittoria. Quindi cosa significa? Significa che Mannino non ci sono abbastanza prove per dire che Mannino abbia commesso il fatto di aver partecipato a questo progetto di attentato, minaccia a corpo politico dello Stato, ma di fatto non viene smentito il fatto che vi sia stata una minaccia a corpo politico dello Stato, e non viene neanche, quindi la trattativa di fatto non viene negata. E al tempo stesso non si dice che il fatto non sussiste, che quindi il fatto non c'è. Ci potevano essere due cose: che o il fatto non sussiste, che quindi non esiste la trattativa, oppure che il fatto non costituisce reato, quindi di fatto viene confermato la questione sull'imputazione che l'accusa ha individuato. Cioè, ovvero appunto l'esistenza del possibile attentato a corpo politico dello Stato. Ci sono stati grandi pensatori, penso al giurista Fiandaca oppure allo storico Lupo, che avevano messo in discussione proprio l'esistenza come reato, come tipologia di reato. Ecco, questa è un tipo di impostazione che viene mantenuta comunque, assolutamente. Quindi quello che viene evidenziato da questa sentenza è che il fatto
esiste, è un reato e evidentemente l'hanno commesso altri. Certo, non ci sono appunto abbastanza prove per dire che l'abbia commesso Mannino. Nonostante questa assoluzione, che comunque non è in formula piena, nel senso che appunto se, bisognerà leggere le motivazioni della sentenza per capire bene che cosa significa questa assoluzione, i motivi per cui è stato assolto Mannino, perché magari è possibile che appunto non ci siano abbastanza prove, non è sufficientemente provato. Ciò non significa che Mannino che possono essere cancellati dalla storia alcuni fatti chiave di questa vicenda di quei primi mesi del 92, che poi sono perdurati anche nel 93. Per esempio, ci dovrebbe spiegare per quale motivo Mannino non ha mai denunciato appunto quei non ha mai denunciato quelle minacce che aveva subito. Ci deve spiegare per quale motivo è arrivato a dichiarare al generale Guazzelli subito dopo la sentenza del maxi processo, è arrivato a dichiarare: ora uccidono me o Lima. E perché dopo la morte di Guazzelli lo stesso Mannino si va ad incontrarsi più volte a Roma con il generale Subranni e alla presenza di Contrada? Un dato che non è che questo qui viene di fatto confermato dallo stesso Bruno Contrada, si ricava dalle agende di Bruno Contrada, ma lo stesso Contrada in dibattimento, se non ricordo male, al Borsellino Quater, dichiara che Mannino si diceva preoccupato, e lo stesso Mannino per la sua vita. Lo stesso Mannino ci dovrebbe spiegare perché le stesse cose le ripete al giornalista Antonio Padellaro in un'intervista che poi non è stata più pubblicata, ma negli appunti di Padellaro si evince chiaramente che Mannino era preoccupato per la propria vita. Allora, tutti questi aspetti non sono stati chiariti mai da Mannino. Speriamo che nelle motivazioni della sentenza magari si capirà come verranno valutate queste prove. Si cercherà anche di capire quello che è avvenuto dopo, probabilmente con Mannino, per cui secondo l'accusa si sarebbe anche attivato per far togliere il regime di 41 bis di qualche mafioso. Ci sono una serie di circostanze, insomma, che restano assolutamente aperte. Un'altra questione che resta assolutamente aperta e di cui Mannino non può certo bearsi: lui dice di essere stato assolto in quanto accusato ingiustamente più volte da anni, da oltre 20 anni, per reati di mafia, per concorso esterno in passato, è stato prosciolto dalle accuse. Vero, verissimo, però al tempo stesso deve anche riconoscere, per esempio, che la Cassazione nel 2014, respingendo quella che era stata la sua richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, la Cassazione aveva di fatto scritto nero su bianco che Mannino aveva accettato consapevolmente l'appoggio elettorale di un esponente dell'associazione mafiosa, e parliamo del capo mafia Antonio Vella. E proprio per questo motivo gli aveva dato i punti di riferimento per rintracciarlo in qualsiasi momento. Cioè, quindi comunque qualche legame con ambienti mafiosi, comunque piaccia o no, Mannino li ha avuti, ci sono stati, e questo è sancito da una sentenza di Cassazione. Questo penso che sia abbastanza incontrovertibile. Tornando all'assoluzione, siamo solamente al primo grado, non c'è assolutamente, c'è la possibilità da parte dei giudici della Procura di Palermo di presentare appello, non c'è in alcun modo cioè, da un certo punto di vista ovviamente ci sarà un riflesso nel processo di primo grado, perché comunque è inutile nascondersi dietro un dito, è ovvio che viene a mancare un tassello da un certo punto di vista. Però ripeto, dobbiamo leggere le motivazioni della sentenza, e comunque non intacca in alcun modo le accuse che sono e che restano, che ci sono e che restano nei confronti degli altri imputati al processo, perché questa è l'altra chiave di lettura, perché proprio la sentenza di primo grado dice, non dice che il fatto non esiste, il fatto c'è, non l'ha commesso Mannino, magari l'hanno commesso gli altri, però, che sono imputati nel processo in ordinario. Quindi questo non sposta assolutamente né l'importanza né risulta essere un fatto pregiudizievole, non,
non potrà avere ripercussioni su quello che invece è il processo ordinario. Però Aaron, poco fa, nella trasmissione precedente, lo stesso Salvatore Borsellino sollevava una domanda, forse ecco, un po' più di carattere tecnico, alla quale tu potrai magari aiutarci a dare una risposta. Si chiedeva come mai processi di questa importanza possano essere effettuati e possa essere concesso il rito abbreviato. Questo ovviamente è il nostro ordinamento giuridico che prevede... La nostra procedura, sì. La nostra sì, chiaramente il nostro sistema giuridico che prevede per chi è imputato di scegliere con quale via difendersi. Da questo punto di vista possiamo... Hanno scelto i difensori, gli avvocati difensori di Mannino, hanno scelto questa via basandosi solamente sulle carte, quindi non andando a dibattimento, e per ora hanno avuto ragione. Per avere un chiaro quadro della vicenda, chiaramente bisogna leggere le motivazioni della sentenza, che arriveranno depositate tra circa una novantina di giorni, qualcosa più, qualcosa meno. Il fatto è che posso essere d'accordo con Salvatore, che magari può sembrare un assurdo che comunque certi fatti si possano basare solamente su si possa dare la possibilità di arrivare a un rito abbreviato, quando in realtà il quadro andrebbe letto oltre le carte, perché c'è stato molto che tra l'altro si è scoperto dopo, infatti. Molte prove, diciamo, di questo della trattativa Stato-mafia sono emerse in questi anni durante il processo. Sì. Questo non è stato possibile prenderle in considerazione per questo tipo di procedura. Per il tipo di procedura non sono state prese in considerazione, perché si prevede che possono essere prese in considerazione, ma solo previo accordo delle parti. Quando perviene una prova, quando c'è una prova sopravvenuta, il PM, l'accusa, propone l'acquisizione agli atti. Se il giudice ritiene che è una prova chiave, viene riammessa. Se ritiene che non è una prova chiave, per giudicare in questo caso l'imputato, il Mannino, non ammette la prova. Bisogna anche dire, ad onor del vero, che mentre in un primo momento il giudice Petruzzella non aveva ammesso le parti sul Corvo 2, l'anonimo del Corvo 2, e non aveva messo le parti sulla Falange Armata, nel luglio scorso la procura aveva chiesto un'acquisizione di nuovi atti e la stessa giudice Petruzzella aveva ammesso, aveva riammesso questi atti all'interno del processo. Bisogna anche vedere come ha letto questi atti, cioè bisogna capire bene, in un primo momento li aveva rifiutati, poi li ha voluti. Bisogna leggere le motivazioni della sentenza, senza quelle il quadro non può essere assolutamente completo. Le uniche cose certe è che la trattativa in qualche forma c'è stata, e tra l'altro lo dicono anche gli stessi alcuni degli stessi imputati, oltre che sentenze di Cassazione parlano chiaramente di trattativa. Bisogna ricordare che al processo di Firenze proprio Mori e De Donno sono i primi a usare questa terminologia, quindi bisogna capire se si tratta di reato o il attentato al corpo politico dello Stato, se si inquadra in questi atti che sono stati fatti in quegli anni e che fanno comunque parte della nostra storia. Scusa Aaron, il rito abbreviato, se ne parlava anche con l'ingegnere Borsellino, sì. È un rito definito deflattivo, cioè di basso livello rispetto a quello normale, e mi pare di sapere che all'interno di questa dinamica, diciamo, giudiziaria, non vengono consentite ulteriori prove se non quelle relative all'accusa, e non invece quelle che possono essere utilizzate per... Io mi esprimo in questo modo perché non ho competenza giuridica, però credo di aver capito che sia non vengono in questo caso accettate prove che possano dare un percorso diverso alla sentenza.
Cioè, in poche parole, c'è una disquisizione sul fatto che il rito abbreviato di fatto determina un aborto di questa diciamo sentenza, perché non consente comunque all'imputato di poter addurre prove, una finalità probatoria difensiva, se non quelle che possono invece confermare le accuse. E di questo infatti che si parlava. E l'accettazione di alcune prove o il rifiuto delle stesse in questo rito forse non avrebbe dovuto essere consentito. Ma da quello che io so, allora sì, si parte su una discussione su atti che vengono di fatto discussi all'inizio dal giudice in udienza preliminare. Si discute prevalentemente su quello. Durante il processo anche il Mannino ha presentato dei documenti, ha chiesto l'acquisizione di documenti successivi per la propria difesa. Alcuni sono stati concessi, altri no, per il semplice fatto che non sono stati ritenuti necessari ai fini della decisione del giudice. Questo è il quadro. Chiaramente è il giudice che deve dare il proprio consenso con un'ordinanza, se ritiene che certi atti, certi aspetti devono essere comunque, devono comunque entrare al fascicolo del dibattimento. È anche vero che comunque non può riguardare questo dei nuovi fatti. I fatti devono essere sempre quelli di cui si è in discussione nel processo, mentre invece al processo ordinario possono entrare molte più cose, perché si può ragionare su questioni di ragionamento politico, possono di fatto il dibattimento in ordinario è come se si sta continuando con l'inchiesta, quindi in qualsiasi momento possono entrare nuovi atti. Nell'abbreviato non è così automatico, insomma. In ogni caso, la domanda che diciamo chi cerca di leggere o di capire, la domanda che sorge spontanea è: questo signore è stato nato a Sciacca, è stato diciamo nella sua lunga carriera all'interno dell'alveo della DC, all'interno di questa struttura è stato anche ministro di governo, ma è stato ministro di governo di ministeri tipo l'agricoltura, tipo ricordo quello della Marina, ma credo che non abbia mai rivestito la carica di ministro degli interni. Come può un ministro che non sia ministro degli interni avere contatti diretti con diciamo i ROS? Beh, queste sono, il contatto con i ROS lo può avere per questioni di amicizia personale con Subranni, che era comunque anche egli ha lavorato a lungo in Sicilia, anche egli siciliano, poi aveva rapporti personali con Guazzelli, che era della sua stessa zona, diciamo, dove è cresciuto sia anche politicamente, insomma, di Sciacca, e proprio per queste amicizie personali che aveva sin da ragazzo, aveva un contatto diretto con il ROS. Non significa che se uno fa il ministro dell'agricoltura poi non ha contatti con funzionari di polizia giudiziaria. Sicuramente no, però come può lui avere il potere di dialogare in un certo modo con una struttura dello Stato? Insomma, voglio dire, un ministro dell'agricoltura, se pensa che ci siano delle zone dove vengono sotterrate sostanze attive, magari chiede ad alcuni apparati dell'arma dei carabinieri di intervenire, o altre strutture o immagini similari. Ma come può lui avere interloquito con i picari su questo argomento? Attenzione, perché dobbiamo tenere in considerazione un aspetto, ovvero che Mannino è uno dei politici che si trovava in quel momento sotto governo Andreotti. Bravissimo, hai nominato giustamente Andreotti, appartenente al governo Andreotti. C'era anche Andò,
tra le persone che doveva essere ucciso da Cosa Nostra. C'era anche il ministro Martelli, c'era anche lo stesso Andreotti, che doveva essere eliminato nell'elenco di Cosa Nostra tra i nomi che dovevano essere uccisi. C'era immediatamente per questo processo Lima, che è stato ammazzato. Quindi lo stato di confusione da parte della politica, da una certa ala politica, che venivano considerati, in base a quello che raccontano i pentiti, come quella parte politica referente di Cosa Nostra, a cui faceva riferimento Cosa Nostra, Cosa Nostra si è sentita tradita e quindi era pronta ad ammazzare tutti quelli da cui si era sentita tradita. E anche togliersi Sassolini dalle scarpe, Sassolini che erano rappresentati dai giudici Falcone e Borsellino, per esempio. E quindi, essendoci questa situazione, chiaramente lo stesso Mannino che si va ad attivare per la sua sicurezza personale, ma in ballo c'è chiaramente molto di più. Poi lui può aver ispirato dicendo a Subranni, che in quel momento era suo amico, generale del Ross, dicendogli: ma vedi quello che si può fare. Subranni a sua volta manda Mori e De Donno a parlare con Vito Ciancimino, e questo è un dato di fatto. Vito Ciancimino, sindaco, ex sindaco di Palermo, della stessa corrente democristiana, tra le altre cose, che era la rappresentanza della mafia all'interno dell'istituzione. Lo stesso poi verrà ucciso Ignazio Salvo allo stesso modo, sempre all'interno di questa vendetta, diciamo, di politici, i referenti istituzionali. Dentro questo quadro Mannino ha ispirato, poi dopo secondo l'accusa ha ispirato quell'avvicinamento. Poi dopo chiaramente la trattativa è andata avanti, perché nell'impostazione dell'accusa c'è un'evoluzione della trattativa, non c'è solamente il salvare la vita ai politici, c'è il salvare la vita ai politici, poi dopo si dice che cosa volete in cambio, poi dopo la Cosa Nostra vede che l'interlocuzione, quindi diciamo che le bombe pagano. Poi dopo ci sono varie motivazioni, perché chiaramente Borsellino viene ucciso anche per altre motivazioni. Secondo la procura di Caltanissetta, che sta portando avanti il Borsellino Quater, Borsellino viene ucciso perché scopre la trattativa. Quindi come la mettiamo? Arriva il papello, la trattativa continua, si decide di portare avanti un certo discorso con un'ala più tranquilla di Cosa Nostra, quindi potrebbe esserci stato un baratto con Provenzano per avere Totò Riina. Queste sono delle possibilità, si sta discutendo di questo anche di questo al processo. Poi dopo la trattativa continua, in ballo inizia a esserci il carcere duro ai mafiosi, che viene introdotto dopo la morte di Falcone e Borsellino, non prima se ne discuteva, ma viene introdotto solamente dopo. C'è quindi il dialogo a colpi di bombe che continua nel 93, proprio nel momento in cui il carcere duro viene applicato, e Cosa Nostra non può permettersi la nascita di altri pentiti, non può permettersi di soffrire così tanto nelle carceri, e quindi ecco le stragi del 93. E guarda caso, dopo le stragi del 93, dove abbiamo lo stesso presidente Napolitano che immediatamente dopo gli attentati di Milano e Roma, in udienza al processo trattativa, racconta che proprio in quegli attimi lo Stato si era reso conto di essere, aveva la sensazione di essere messo di fronte a un out. Ecco, di fronte a queste considerazioni così forti, lo hanno ripetuto anche altri i testimoni di questo processo, non solo Napolitano, lo Stato ha di fatto si è piegato con il ministro della giustizia Conso, che tanto candidamente ha messo semplicemente, lui parla di decisione a livello in piena autonomia, ma come si fa a pensare che in piena autonomia un ministro della giustizia in un momento così delicato va a decidere la non proroga di 300 e passa 41 bis? Chiaramente c'erano delle situazioni che andavano oltre. Poi guarda caso, nel 1994 le bombe non ci sono più,
con la comparsa, in coincidenza con la comparsa di un partito politico differente, un nuovo referente politico. Però ripeto, queste cose sono tutte quante in discussione chiaramente al processo in corso a Palermo, trattativa Stato Mafia. Ci sono state tante prove che si sono aggiunte, che delineano i contorni di questo quadro sempre di più. E oggi, Aaron, ci troviamo in una situazione abbastanza analoga, nel senso che sabato, il 14 novembre, saremo in piazza proprio a difesa ancora una volta di un giudice, di un PM, di Nino Di Matteo, che tu sai benissimo, insomma, Antimafia 2000 lo segue attentissimamente. Corre gravissimi rischi per la sua incolumità, essendo stato oggetto delle minacce di Totorina. E sabato ci sarà questa manifestazione a Roma organizzata dalle Agende Rosse e dalla Scorta Civica di Palermo. Noi avremo modo di incontrarci lì, ma ecco, questo secondo te, Aaron, può essere un buon inizio, un segnale perché la cittadinanza soprattutto cominci a capire l'importanza di questo processo? E poi tu quest'oggi, sai, Salvatore è stato ricevuto da Piero Grasso, dal Presidente del Senato. Sì. Può intravedersi secondo te in questo una sincera e reale apertura, un sincero e reale interessamento a quanto sta accadendo a Nino Di Matteo? Scusami, purtroppo io l'ho pensato e se ho peccato me ne pento, ma mi sembra quasi che sia stata una sorta di contentino, ecco, da parte delle istituzioni, un voler dire sì, va bene, ok, qualcheduno di noi dimostra la nostra solidarietà, però di fatto manca lo schieramento da parte del capo dello Stato, che è colui che invece per primo dovrebbe prendere una posizione pubblica rispetto a questa situazione. Allora, chiaramente l'esigenza di scendere in piazza accanto a Nino Di Matteo per rompere il silenzio istituzionale di fronte alle minacce di morte nei suoi riguardi, ne abbiamo parlato diverse volte, dei circa 200 kg di tritolo presenti a Palermo, delle informazioni che ci vengono da oltre tre pentiti, ormai siamo quasi a quattro se consideriamo l'ultimo, che è Francesco Chiarello, che ha confermato di aver saputo che il tritolo era stato spostato in un luogo sicuro, e quindi ha confermato di fatto l'esistenza di questo piano di morte nei confronti del magistrato del pool trattativa Stato Mafia. Quindi da qui nasce l'esigenza, di fronte al silenzio delle istituzioni che è stato forte proprio a ridosso di questa notizia di Chiarello che parlava, una delegazione del CSM era a Palermo e si è recata a Palermo per parlare dei beni confiscati del caso Saguto, ma nessuno dei presenti che ha sentito l'esigenza di recarsi nell'ufficio del PM Di Matteo per esprimere la propria solidarietà o di fare una sola dichiarazione in quel giorno. E parliamo del CSM, che è il Consiglio Superiore della Magistratura, che vede parte della politica ma anche magistrati, e di cui il Presidente della Repubblica Mattarella è il Presidente del CSM. Quindi questo è per dire che è un segnale chiaro dell'isolamento che c'è nei confronti del magistrato, senza oltre a quello che abbiamo visto proprio anche immediatamente dopo la sentenza Mannino, gli attacchi ripetuti nei confronti in particolare di Nino Di Matteo da parte di certa stampa, da parte di certi i giornalisti e da parte di certi intellettuali o presunti tali, penso a Vittorio Sgarbi, che ha ripetutamente attaccato Di Matteo proprio nella persona, anche con attacchi assolutamente di carattere personale e gratuito, che non avevano nulla a che vedere con l'attività svolta, assolutamente. Come anche ha fatto lo stesso Mannino, Aaron, no? Quando anche lo stesso Mannino, perché comunque quando va a parlare e dire che Di Matteo è un giudice con manie di persecuzione e che di fatto è uno che voleva condannare per tutti i costi un innocente, così come aveva fatto fare
al processo Borsellino con Scarantino, ai tempi di Scarantino e tutti gli altri, ecco lì si dice una grandissima un'inesattezza enorme, perché il giudice Di Matteo ha a che fare con Scarantino e gli altri, soprattutto nei processi di bis e ter, non tanto nel primo. Nel primo sono altri titolari veri dell'inchiesta. Lui subentra dopo, quando già le indagini erano belle che fatte e portate avanti, erano altri magistrati per primi competenti. Questa è la storia, se la si vuole leggere con attenzione. Chiaramente poi comunque quella è una vicenda molto intricata e che vede il coinvolgimento diretto di funzionari di polizia, tra cui proprio anche nella richiesta di archiviazione ci sono pesantissime accuse nei confronti di Leonardo La Barbera, ex questore di Palermo, deceduto ormai diversi anni fa. Per quanto riguarda, tornando al discorso dell'isolamento, assolutamente sì, sabato è importante essere a Roma per far sentire la presenza della società civile, dei cittadini onesti, del popolo italiano nei confronti di questo magistrato che è condannato a morte da Rina, che è condannato a morte da Matteo Messina Denaro, che si fa portavoce dei poteri forti, perché questo è quello che dice Matteo Messina Denaro nella lettera inviata nel dicembre 2012 di cui ci parla Vito Galatolo. Che ci sono i poteri forti, gli stessi che hanno voluto la morte di Borsellino, che vogliono che si faccia questo attentato, perché Di Matteo è andato oltre. Da un anno a questa parte, perché nel 2014, proprio il 15 novembre 2014, abbiamo notizia, cioè quella è stata quella grande manifestazione con Di Matteo, che è sceso sotto la procura, accolto da 2000 ragazzi a Palermo e anche in tutta Italia, si stava manifestando in quel momento sostegno nei suoi confronti. Quindi a un anno di distanza, un anno dopo, non possiamo certo dire di aver registrato tanti attestati di solidarietà. A onor del vero, il presidente del Senato Grasso, dobbiamo essere corretti e onesti, forse è stato l'unico che anche in una trasmissione di Fazio era intervenuto nel gennaio dicendo comunque di essere vicino al PM Di Matteo. Detto questo, però, non ci sono state chiaramente né telefonate personali da parte del Premier Renzi né telefonate personali da parte del Presidente della Repubblica, il cui silenzio forse è quello che fa più male, in quanto si tratta anche di un familiare di vittima di mafia. Speriamo veramente che anche Mattarella, il Capo dello Stato Mattarella, possa intervenire prima o poi, rispondere alla lettera aperta che ha inviato Salvatore Borsellino, così come ha fatto Grasso. Speriamo che Renzi, oltre che chiamare Valentino Rossi senza nulla togliere al motociclista pesarese, Renzi, oltre a chiamare Valentino Rossi, trovi il modo di telefonare o esprimersi in favore del magistrato più minacciato d'Italia. Beh, d'altra parte, Aaron, se Renzi ha avuto tempo e modo di prendere un aereo, volare dall'altra parte del mondo per congratularsi con una nostra tennista, tra l'altro anche della pugliese, della nostra terra, per cui con grande orgoglio, se ha potuto fare questo, credo che non sia poi tanto complicato fare una telefonata o comunque diramare un comunicato stampa. Insomma, gli strumenti sono tanti, quelli che vuoi, c'è una vasta scelta, un modo comunque per far giungere il suo messaggio di solidarietà non è difficile trovarlo. Ma Aaron, ti chiedo, secondo te qual è il motivo che impedisce alle nostre istituzioni di dichiarare comunque in maniera plateale, pubblica, la propria solidarietà rispetto a Nino Di Matteo? Adesso, al di là di come la si pensi, comunque è un pubblico ministero che fino a prova contraria sta facendo il suo lavoro, sta facendo il suo mestiere ed è oggetto delle minacce del capo di Cosa Nostra, di Totò Riina. Questo fatto di per sé, al di là di quelle che possano essere le ragioni personali, non è sufficiente perché un'istituzione difenda
un suo operatore. Tutto sommato, Antonino Di Matteo è un PM dello Stato. Perché non viene assolutamente presa in considerazione la pericolosità delle minacce fatte da Rina? In un paese normale sarebbe così, ma il nostro non è un paese normale. Il nostro è uno Stato che ha vissuto tantissime stragi di Stato, dove ci sono soggetti deviati delle istituzioni che hanno preso parte, ed è uno Stato che non vuole vedersi allo specchio, non vuole vedere la verità perché ha paura di vedere quello che c'è dall'altra parte. È come se fossimo davanti al ritratto di Dorian Gray, probabilmente. Di fatto, nella fase cruciale del romanzo, vale a dire nella fase cruciale del romanzo, tutta sì, la sua bruttezza emerge. Siamo di fronte a una situazione dove c'è qualcuno che vuole far emergere la verità, vedere che cosa è accaduto in quegli anni bui dove è tramontata la nostra prima repubblica e è sorta la nostra seconda repubblica. C'è qualcuno che vuole indagare su tanti fatti del nostro passato. Del resto ci sono tante stragi, tanti casi che da Portella della Ginestra in poi hanno costellato la nostra storia e che hanno visto pezzi delle istituzioni coinvolti in questi misteri. Non è un caso che ci sono fascicoli che spariscono, non è un caso che ci sono agende rosse che spariscono, non è un caso che ci sono documenti che non vengono quindi il problema più grande, cioè, per esempio, noi non ci rendiamo conto che eppure dovremmo conoscere la nostra storia. È un dato di fatto, per esempio, che negli ultimi vent'anni, gli ultimi vent'anni di berlusconismo che abbiamo vissuto, abbiamo trovato di fatto ai vertici delle nostre istituzioni un presidente del Consiglio che, quantomeno leggendo le sentenze come quella dell'Utri, che è arrivata in Cassazione di condanna a 7 anni di concorso esterno, quantomeno ha pagato Cosa Nostra, ha subito una continua pressione da parte di Cosa Nostra e non ha denunciato. E questo è quello che abbiamo avuto. E non solo, cioè, dell'Utri è stato il trade union proprio tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Quindi, insomma, dell'Utri è uno degli organizzatori, dei fondatori di Forza Italia insieme a Silvio Berlusconi. E dell'Utri è lo stesso che più volte ha affermato che la mafia non esiste. Dell'Utri che ha affermato la mafia non esiste, dell'Utri che insieme a Berlusconi hanno detto che Mangano, boss mafioso killer, è un eroe, che dell'Utri che insomma ha detto tante cose. Anche lui è uno degli imputati al processo trattativa Stato Mafia. Sarà interessante vedere i risvolti di quello che è accaduto negli anni successivi a quelle 1992. È vero che è stato assolto per i fatti dopo il 92, ma io faccio fatica a credere che i rapporti con Cosa Nostra si siano interrotti magicamente, bruscamente, in maniera tanto brusca. Sì. No, infatti, questo è abbastanza inverosimile. Devi chiedere qualcosa, Darren? Io pensavo alla storia del presidente della regione Campania, dove c'è stata solerzia, velocità nell'indagare su alcuni operatori della giustizia e quindi nel mettere in evidenza alcuni collegamenti in quel caso intercettati. E lì c'è stata molta velocità e molta attenzione, a differenza della disattenzione invece che regna nei confronti di Nino Di Matteo. Purtroppo è una constatazione, e adesso vedremo anche, ci sarà una difficoltà, penso, nel vedere come si dovrà regolare il primo ministro nei confronti di una situazione del genere, attuando una legge che impedisce a chi è condannato, anzi addirittura indagato, di essere presente all'interno di un'assise politica. Come si comporterà nei confronti del presidente della giunta della regione Campania, secondo te, Aaron, in questo caso?
Ma sarà interessante vederlo. Il problema è che secondo me il Partito Democratico era ben consapevole di quella che fosse la legge Severino, era ben consapevole dei rischi che c'erano nel candidare un, come presidente della regione De Luca. Si sono voluti attappare gli occhi e fare finta di niente per tutta un'intera campagna elettorale. Hanno eletto De Luca, hanno fatto eleggere De Luca, l'hanno prima presentato alle primarie. Questa forse è la cosa più grave che poteva fare il Partito Democratico. Io comprendo che ci può essere, il nostro è un paese di garantisti, è un paese fatto, e forse da un certo punto di vista a livello giuridico, perlomeno per quanto riguarda la lotta alla mafia, è ai primi posti nel mondo. Non è ai primi posti nella lotta alla corruzione. Oggi più che mai siamo un paese dove c'è tanta corruzione. Non si equipara la lotta alla mafia, la lotta alla corruzione non è equiparata alla lotta alla mafia, anche se sono due facce sempre più della stessa medaglia. Quindi siamo in una situazione, a mio avviso, molto grave. Su De Luca si comporterà probabilmente come sempre, ovvero voltandosi dall'altra parte, magari facendo decidere non tanto lui in prima persona, o trovando la giusta chiave per non rinunciare a una regione come quella campana, come del resto sta accadendo un po' ovunque, che si dice che il Partito Democratico, fatto a pezzi fino all'altro ieri, fino all'ultimo, ha cercato. Aveva paura di andare di abbandonare Marino, poi alla fine ha deciso di farlo lo stesso per Mafia Capitale, anche se io personalmente credo che Marino sia finito in un turbine più grande di quello che lui immaginava praticamente, e di fatto il rischio che si trova a correre in questo momento il Partito Democratico è che non è più un partito credibile, ammesso che lo sia mai stato un partito credibile, nel momento in cui va a fare le riforme costituzionali comunque con un pregiudicato come è stato Silvio Berlusconi, come è Silvio Berlusconi, perché di questo si tratta. In questo momento è questo che è in gioco, e per questo che diventa importante anche essere presenti il 14 novembre per essere vicini a Di Matteo, ma anche essere in piazza per difendere quella che è la nostra Costituzione, che in questo momento è sotto attacco da parte delle istituzioni stesse. Vogliono cambiare vogliono cambiarla, vogliono farci credere che avremo una giustizia diversa, vogliono farci credere che avremo una politica diversa con una riforma del Senato alquanto discutibile, vogliono farci credere che avremo una scuola diversa con una riforma che ha distrutto completamente anno dopo anno. Sembra che chi si è alternato al Ministero dell'Istruzione è riuscito sempre a fare peggio. È una cosa incredibile questa. Aaron, una scuola che non funziona, una scuola che viene disintegrata, disgregata, proprio ridotta al fantasma di se stessa, non può dare quel supporto culturale che invece è indispensabile ad ogni individuo per un ragionamento lucido e discernente, in grado di prendere le proprie decisioni secondo un proprio ragionamento. Questa scuola così ridotta, come questa società così ridotta, serve proprio a garantire il controllo, a garantire l'amministrazione umana, e questo è quello che sconvolge ancora di più. Assolutamente sì, condivido la riflessione. Di fatto, poi se volessimo allargare il discorso, in questo momento ci accorgeremo che tutto questo quadro, la distruzione dell'aspetto culturale, la scuola, quello che stanno facendo per quanto riguarda la riforma della giustizia, quindi le idee che hanno sulle intercettazioni, sui giudici di fatto che dovranno, non saranno più equiparati, ma ci sarà un procuratore capo che sarà l'unico che potrà decidere e curare i rapporti con la stampa e anche avere diciamo
potere decisionale sulle varie assegnazioni delle inchieste o quant'altro, e non solo, poi anche quello che stanno facendo sull'informazione, appunto sempre con la legge delle intercettazioni, il bavaglio che ritorna, insomma sembra di rileggere, io invito tutti quanti i radioascoltatori di andarsi a rileggere il piano di rinascita 2 di Licio Gelli, e si noterà che molti di quei punti, se non sono attuati, sono in programma, in fase di attuazione, perché comunque tutto fa preludere a quello. Aaron, un'ultima domanda: quando hai ascoltato la lettura del dispositivo sempre della sentenza Mannino, da uomo oltre che da giornalista, che sensazione hai avuto, che emozione hai provato? Ma innanzitutto c'era un certo silenzio per l'importanza proprio storica che poteva avere comunque una sentenza di quel tipo. Sinceramente sono abbastanza abituato a non posso dire di aver provato rabbia, perché così non è stato. Sono abituato a cercare di capire bene quello che sta accadendo, perché una prima sentenza che poteva sembrare come assoluzione appunto totalmente negativa, poi dopo scopriamo che c'è dell'altro, che c'è dell'altro dietro. Certo, c'è tanta amarezza da tanti punti di vista, perché è l'ennesima riprova comunque che c'è una parte veramente, personalmente io credevo che c'erano due possibilità: o si arrivava a una condanna o si arrivava a un lavaggio di mani. Cioè, io pensavo che si potesse arrivare a una un rimando alla Corte Costituzionale del caso, così come avevano paventato i difensori di Mannino. Così non è stato, si è arrivati a una sentenza di assoluzione. Vediamo quello che ci sarà scritto in quelle motivazioni della sentenza. Certo, l'amarezza resta, perché comunque a mio avviso quelle prove che erano state portate, che non sono state discusse ma sono state portate in aula dai PM del pool della trattativa, li voglio nominare: procuratore aggiunto Vittorio Teresi, i sostituti Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene, erano a mio avviso più che sufficienti per dimostrare una responsabilità del Mannino. Quantomeno, se non c'è una responsabilità giuridica, cioè di fatto penale, se non c'è una responsabilità penale, secondo me restano comunque importanti responsabilità storiche. Certo. E questo non lo potrà cancellare nessuno, perché come dicevo prima, come ho elencato prima, certi fatti restano e ad oggi non trovano risposta. Tanto per fare un ultimo esempio, io non posso accettare che Calogero Mannino in televisione va a paragonare Piersanti Mattarella a Salvo Lima. Sono assolutamente due figure lontane anni luce l'una dall'altra, e invece sì, questo è quello che è accaduto sulla 7 a 8 e mezzo la sera stessa della soluzione. E questo la dice lunga sul desiderio di deviare, di disinformare, di allontanare comunque dalla verità. Aaron, noi ti ringraziamo, naturalmente sei sempre tanto, tanto disponibile, e grazie a voi, ti auguriamo buon lavoro davvero. Buon lavoro Aaron. Grazie anche a voi. E salutiamo Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Grazie ancora Aaron. Grazie di nuovo, buonasera a tutti. Ciao Aaron. Dunque, se Massimo ha degli aggiornamenti, delle ultime notizie, abbiamo ancora un minuto, credo. Massimo? Sì, ci sono, però non vedo notizie di rilievo praticamente. Se vuoi andare tu con la rassegna stampa di Antimafia 2000, fai pure. Sì, se non abbiamo ultimi aggiornamenti da dare ai nostri ascoltatori, sicuramente possiamo andare a dare una rapida occhiata a quella che è la home page di antimafia2000.com, dove troviamo Antonio Ingroia e i sistemi criminali e la trattativa Stato-mafia. L'ex PM, oggi avvocato, ma comunque colui che ha
istituito, si può dire, il processo trattativa Stato-mafia, sarà naturalmente presente sabato 14 novembre a Roma. Ricordiamo che l'incontro per la partecipazione al corteo è fissata in Largo Ricci attorno alle 10, per poi partire attorno alle 10:45. Dunque, dicevo, l'intervista proprio di Giorgio l'articolo di Giorgio Bongiovanni è all'interno dell'articolo stesso. Potrete seguire la video intervista realizzata ad Antonio Ingroia da Aaron Pettinari. Quindi in questo vi consigliamo vivamente di leggere e di ascoltare, vedere la video intervista su Antimafia 2000 TV, novità appunto introdotta nella rivista, e vi consigliamo di seguirla, perché Antonio Ingroia, con grandissima perizia, lucidità e particolare attenzione rispetto alla sentenza, spiega quella che è la vera natura, quello che è il vero, la vera analisi, insomma, di quanto accaduto, ed è quello che sostanzialmente abbiamo in parte ascoltato con Aaron Pettinari. In più troviamo ancora processo d'appello Mori Obinu, il valore di Riccio e Ilardo, di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. Il PG patronaggio nella sua requisitoria traccia un profilo di assoluta rilevanza. Di seguito, Capaci bis, mio figlio indagava sulla scomparsa dell'agente Agostino, di Miriam Cuccu. Parla il padre di Emanuele Piazza, cacciatore di latitanti per i servizi, ucciso nel 90. Ancora abbiamo le testimonianze di Olivero Bea, padre scordato, Alessandro Di Battista, Giulia Sarti, e la lettera scritta da Salvatore Borsellino a Piero Grasso, lettera alla quale Salvatore oggi ha ricevuto risposta grazie ad un'udienza fissata, e questi sono tutti parte, alcuni dei personaggi che stanno pubblicamente dimostrando la propria solidarietà al PM Nino Di Matteo. Ringraziamo Anon 6183 che ci dice di aver seguito un'ottima puntata. Siamo contenti, Anon, speriamo sempre di riuscire, insomma, nel nostro intendimento, che è quello di portare così un po' di chiarezza. Lo usiamo eufemisticamente questo termine, naturalmente. Ancora abbiamo la riproposizione del faccia a faccia tra Lodato e Mannino nella puntata di 8:30, che citava lo stesso Aaron Pettinari. Chi non ha avuto la possibilità di seguire la puntata può trovare all'interno di antimafia2000.com lo stralcio del confronto tra Mannino e Francesco Saverio Lodato. Nella sezione Mafia News, nel focus per la precisione, troviamo i favori al marito del giudice che annullò la sospensione di De Luca, il governatore della Campania indagato per corruzione, di Antimafia 2000 naturalmente. Operazione Azimut, rispetto ai fatti, alla cronaca che riguarda la Camorra, operazione Azimut contro i casalesi, 19 arresti e sequestri per 34 milioni, di Emilio Federico Caruso. Mafia Capitale, le menzioni di Alfano e la prova che Roma andava sciolta per mafia, di Pietro Orsatti. Altra cosa da ricordare, in effetti, la nostra capitale è attualmente commissariata, quindi questo fatto dovrebbe farci riflettere abbastanza. Nella sezione Terzo Millennio, estero, Birmania, Aung San Suu Kyi vince le presidenziali, di Antonella Napoli. È un evento clamoroso questo, purtroppo questa sera non abbiamo potuto avere Giorgio con noi, Giorgio Bongiovanni, il direttore di Antimafia 2000. Sarebbe stato interessante parlare con lui di questo importante risvolto avutosi in Birmania. Ambiente, Xylella, agricoltori protestano contro il taglio degli ulivi, binari occupati, treni in tilt in Puglia, di Tiziano Colluto. Sabotiamo il piano Silletti, è diventata la parola d'ordine di agricoltori e semplici cittadini dei comuni salentini. Qualcosa non quadra nella sezione Crisi, in memoria di Luciano Gallino, 1927-2015, di Romano Calvo.
Propongo tre brani che ho selezionato da una delle ultime pubblicazioni di Luciano Gallino e naturalmente c'è l'approfondimento di seguito. Nella sezione opinioni, hashtag rompiamo il silenzio, le parole di Piero Orsatti a sostegno naturalmente della manifestazione che ci sarà sabato 14 novembre a Roma. Nella sezione attualità, lo scandalo non sono i libri ma i conti fuori controllo, intervista a Gianluigi Nuzzi di Corrado Zunino. Ancora nella sezione politica, i comuni sciolti per mafia e le prossime amministrative di Nicola Tranfaglia. Poi di seguito naturalmente troviamo il dossier sull'uccisione di Pablo Medina, giornalista paraguayano ucciso ormai un anno fa ma che ancora non vede il caso risolto naturalmente, l'abbraccio di Matteo e gli studenti bolognesi, un evento veramente molto molto significativo, più di 200 ragazzi all'interno dell'aula magna del liceo scientifico Niccolò Copernico hanno testimoniato la propria solidarietà al PM Antonino Di Matteo. Poi ancora Lea, storia del coraggio di dire no, la storia della possibilità di riscatto di Cristiana Mastronicola. Lea, la mia cara amica, ha avuto il coraggio di ribellarsi alla cultura della mafia, la forza di non piegarsi alla rassegnazione e all'indifferenza. E, di seguito ancora potrete andare a leggere approfondimenti che riguardano anche fatti di politica estera con le opinioni di Giulietto Chiesa, con gli eventi che vengono organizzati anche in Europa, insomma, a sostegno sempre della legalità e della giustizia. Nella sezione alternativa Pandora TV segnaliamo Giulietto Chiesa, la Russia sotto attacco in Medio Oriente ma Putin non recede, e l'intervento di Giulietto Chiesa a TGcom 24 per spiegare quanto avvenuto nei giorni scorsi con la caduta sul Sinai dell'aereo russo. Ancora nella sezione alternativa, qual è la vera classifica della libertà di stampa, sempre a firma di Giulietto Chiesa. E ancora Giulietto Chiesa, doping, il nuovo caso di propaganda antirussia. Di seguito troverete i commenti ai libri Via Crucis di Gianluigi Nuzzi, le recensioni del film del libro Avarizia di Emiliano Fittipaldi e naturalmente a seguire tutte le letture consigliate da Antimafia 2000. Bene, penso che di avervi dato una panoramica sufficiente rispetto a quelle che sono le notizie riportate dal sito di antimafia2000.com. Massimo Bonella ci chiede la linea per delle news. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella. Alle 23.07, leggermente in ritardo, ma ve la diamo. Dunque, c'è stata poco fa una sparatoria nel Bergamasco. Si registra intanto un morto. Dunque, vediamo cos'è successo. Agguato a Zingonia, provincia di Bergamo, diversi colpi di pistola sono stati esplosi contro due fratelli originari del Marocco, uno è morto finito a colpi di macete e roncola, l'altro è riuscito a raggiungere la caserma dei carabinieri per dare l'allarme, poi si è accasciato a terra, le sue condizioni sono molto gravi, l'agguato è avvenuto in una zona nota per i problemi legati all'immigrazione, allo spaccio di droga e alla prostituzione. Questo a proposito dell'Italia che va sempre più anche in degrado, purtroppo c'è questa situazione che la stiamo registrando dai primi anni 90 in qua, dove su strade importanti dove prima non c'era la prostituzione adesso è pieno praticamente. Possiamo fare un esempio, dalla Tirrenica alla Napoleonica, alla Romea 309 e altre ancora. Questo purtroppo lo stiamo registrando dai primi anni 90, da qui poi tutto il degrado, le varie zone di città anche note che sono andate in pieno degrado, con la popolazione locale che ha paura e non si sente protetta dallo Stato. Questo un po' in stretta sintesi l'immagine che emerge. È tutto, non vedo altre notizie, io concluderei qui da Venezia la parte informativa. A voi Bari. Grazie Massimo, sono le 23.10, siamo in ritardo, abbiamo sforato come al solito, però questa volta siamo stati un pochettino più bravi, Rosario, abbiamo rubato ne solo... valeva la pena. Ok,
Grazie Rosario naturalmente per la regia, grazie a Massimo Bonella per le informazioni da pianeta oggitv.net. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che è possibile visitare il sito di antimafia2000.com per cercare tutte le informazioni che vi servono. Ricordo anche che è possibile effettuare un abbonamento alla rivista, un abbonamento o in PDF o in cartaceo. Comunque all'interno del sito troverete tutte le indicazioni. Grazie a tutti, ci vediamo a Roma. Il 14 novembre a Roma, naturalmente. Largo Ricci, appuntamento alle 10, si parte alle 10.45 verso il Colosseo e vi aspettiamo davvero numerosi. Per intanto vi diamo appuntamento mercoledì prossimo, sempre alle 22 su Radio Saiuz per Osservatorio Antimafia. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte a tutti.